Esiste un mondo in cui le donne non possono suonare, non possono cantare e non possono ballare, in cui gli uomini governano sotto la maschera della religione. Io sono il marchese di Forli Popoli. E io sono il conte d'Alba Fiorita. Sì, conte, contea comprata. Io ho comprato la contea quando voi avete venduto il marchesato. Oh, basta, son chi sono e mi si deve portare rispetto. E chi ve lo perde il rispetto? Io sono in questa locanda perché amo la locandiera. Oh, bella, e voi vorreste impedire che io amassi Mirandolina? E perché credete che io sia qui, alla Mecca? Per essere vicino a Dio. Allah Akbar, oltre che a Dio, a Mirandolina. Una donna non deve vivere da sola, ha sempre bisogno di un uomo. Io son chi sono. Mirandolina ha bisogno della mia protezione. Mirandolina ha bisogno di danari, non di protezione. Denari? Non ne mancano. Chi è quel cameriere che ha nome Fabrizio? Mi piace poco. Parmi che la locandiera lo guardi assai di buon occhio. Può essere che lo voglia sposare. Se non sono ancora sposati, Mirandolina non può guardarlo così. Allah Akbar! Non può! Sono 6 mesi che è morto il di lei padre. Una donna sola alla testa di una locanda si troverà imbrogliata. Io son chi sono. بخواد کمال بخواد جمال بی مثال بخواد قالی و قالی چه بخواد واسه سر عبد خون چه بخواد دختر رو نمال بخواد زیر لفظی که تلا بخواد Io son chi sono? Io sono un cavaliere alla ricerca di Dio. Che cos'era quel rumore? Vi è qualche dissenso tra di voi? Ma come siete arrivati a Simil Contesa? Una donna vi altera, una donna vi scompone. Ma che cosa mai mi conviene sentire? Una donna, una macchina da riproduzione, una donna! Vergogna! Degli uomini savi come voi correre dietro ad una donna. Non li ho mai amati, non li ho mai stimati. E penso che la donna sia un'infermità insopportabile per l'uomo. Le donne ci stregano con i loro vizi, con le loro lusinghe, e nel non mettere il velo per coprire il loro corpo ci inducono al peccato e ci traghettano all'inferno. Ma chi se ne sta lontano come fu io non corre il pericolo di essere ammaliato. Io preferisco 4 volte di più un bravo cane da caccia che una di loro. Ma povere donne, ma che cosa le abbiamo fatto, Perché così crudele con noi, signor cavaliere? Perché ci tratta così bruscamente?
Agi, magi, lotaragi. È il primo forestiere capitato nella mia locanda il quale non abbia ancora avuto il piacere di trattare con me. Non dico che tutti s'abbiano a innamorare, ma disprezzarmi così. È nemico delle donne, non le può vedere. Povero pazzo, non ha ancora trovato quella che sappia fare, ma la troverà e chissà che non l'abbia già trovata. Tutto il mio piacere consiste nel sentirmi adorata, amata, vagheggiata e nel godermi la mia libertà. Che cosa volete da me? Le ho portato la biancheria. Vi ringrazio, ma neanche per questo verso vi riuscirà di fare con me come avete fatto col conte e col marchese. In Italia stimo poco quegli uomini che hanno paura del nostro sesso. Lei è sposata, vostra signoria illustrissima? No! La libertà è un gran tesoro, non voglio donne. Si conservi sempre così. Mi comandi con autorità. E io avrò per lei le attenzioni che non ho mai avuto per nessuna persona al mondo. Perché mi trattate con tale parzialità? Perché sono sicura che con lei io possa esprimermi con libertà, senza sospetto che possa fare cattivo uso delle mie attenzioni e che mi tenga in qualità di serva. Mi porga la mano. Allah, Allah è grande, sì, che ci permette di farlo senza peccato. La prego, ritorni a portarmi della nuova biancheria. Resistere ad una donna quando le dà il tempo di usare l'arte sua. Chi fugge non ha timore d'esser vinto, ma chi si ferma, chi ascolta e si compiace, deve presto tardi a suo dispetto cadere. Io sono Mirandolina.